Buonasera. Alla fine, partiamo dalla fine, da quei rigori che alla fine vi consegnano un passaggio del turno, una semifinale di Coppa che è storica, perché vado a memoria, ma Rimini non tante volte è arrivato così là in questa competizione. Sì, già questo, insomma, la dice lunga su quella che è stata la gioia di aver ottenuto un risultato incredibile. Tramite un grande spirito di squadra, di collettivo, dove anche oggi hanno sorpreso in quella che poteva essere una difficoltà iniziale, considerando che abbiamo giocato domenica al fronte di una squadra che invece aveva giocato venerdì, ma siamo stati bravi anche in quella che è stato lo sviluppo della gara. Gli interpreti si sono fatti trovare pronti, quindi questo continua a essere un grande segnale per voler continuare a costruire qualcosa di importante dove ancora oggi la base solida su cui lo stanno facendo, ripeto, una mentalità, è un collettivo incredibile e sono veramente contento per questi ragazzi perché poi nel computo di quello che è stato anche lo sviluppo della gara, credo che è stata una partita difficile per tanti aspetti, vedi il campo il primo tempo, la pioggia. Vedi un po' la forza di un avversario, ma comunque nel computo di quelle che sono state anche le occasioni da parte nostra, piuttosto che loro, è stata abbastanza equilibrata su tutta la durata. E alla fine, ripeto, per citarne uno, Edo, il portiere, siamo stati premiati con una mentalità, con uno spirito di sacrificio, col lavoro che quotidianamente questi ragazzi stanno portando in campo. Paradossalmente avete quasi sofferto di più in superiorità numerica che quando eravate in parità numerica con il Vicenza, forse anche per qualche cambio, insomma, quella stanchezza avete speso tanto su quel campo difficile nel primo tempo. Beh, l'inferiorità molte volte non è segno di dominare la partita. È chiaro che poi c'è un avversario che cerca, insomma, comunque di metterti in difficoltà, la forza di un avversario notevole. E quindi ci abbiamo messo un po' di tempo forse a trovare quelle che potevano essere soluzioni per metterli in difficoltà. Eravamo un po' frettolosi. Perché comunque dicevo loro di tirarli fuori e nell'ultimo quarto, secondo me, abbiamo ancora margine per crescere perché tante scelte, tante situazioni di sviluppo nell'ultimo quarto di campo abbiamo le qualità e i margini per fare ancora più male. E stasera abbiamo scoperto che Morra non è l'unico rigorista di questa squadra. Sì, anche in tal senso, ma al di là di quelli che sono gli aspetti tecnici. Ripeto, poi sono andati sul dischetto per raccogliere quanto di buono è stato fatto durante i due tempi regolamentari, gli extra time. E quindi a livello caratteriale questo dimostra una squadra coraggiosa, una squadra che vuole andare avanti, una squadra che vuole proteggere quello che sta creando e dobbiamo continuare così perché sta pagando. Dobbiamo recuperare adesso chiaramente perché era giusto goderci in un campo del genere, in un appuntamento del genere, qualche ora di gioia, ma già da domani siamo ben consapevoli che sabato ci aspetta una partita di campionato molto delicata e a cui vogliamo arrivare con chiarezza e vogliamo arrivarci, ripeto, per dare continuità. È chiaro che arrivarci con un passaggio del turno in coppa di questo tipo è sicuramente il modo migliore per dimenticare di essere stanchi. Sì, condivido. Ed è quello su cui stiamo lavorando. I risultati, l'entusiasmo, poi mettono in secondo piano quella che può essere una stanchezza e chiaramente anche il contributo di quelli che poi spendono tanto in una partita e ripartono invece quelli che hanno, tra virgolette, riposato, sta funzionando e quindi dobbiamo continuare così.